Eddie ti spiega la sua vita in modo tranquillo, senza sbalzi di voce, con qualche piccola caduta solo quando pensa al suo paese, alla sua famiglia o qualche cosa di cui non vuole più parlare. E non dice, ma si fa capire. Però quando riesce a farlo ridere, Eddie è fragoroso, ma si ricompone subito e riparte con quel suo modo lento, non monotono. Si potrebbe dire che è sempre attento alle parole che usa. Lui dice, il mio italiano non è buono, mentre è quasi perfetto. Qualche inflessione e accento francese ne tradiscono un po' la provenienza, involontaria, ma gli donano un allure speciale. La voce profonda ne dimostra la sincera origine. Anche il suo aspetto è elegante. Non parlo di quello esteriore, quella è una norma, curato e onesto. Parlo dell'espressione del suo corpo, è alto, giovanile, baffi curati, nero. E Eddie non è il suo vero nome, lo chiamano e lo chiameremo così perché assomiglia a Eddie Murphy. Ma questo alias non è un vezzo, è un obbligo. Eddie è un rifugiato politico del Camerun, non può farsi troppa pubblicità, è già successo e ne hanno pagato le conseguenze sua madre e suoi fratelli. Eddie quindi sarà semplicemente Eddie. Quello che sembra contabile è la storia vera, deve anche le maestà bunde di Deno, a sera con i suoi vicini a Breda, l'era del Rugurede, del suo no. Andava a Rugurede, una canzone di Iannacci. Invece Eddie è andato in Germania, ce l'ha fatta perché qui ha trovato aiuto e si è ricostruito una vita. Grazie a Casa Iannacci e grazie a voi se comprate questo libro.